Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io Kai. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparar ciò che sta intorno a me, Kai. Guardo colori e insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Sono io! Il piccolo esploratore. Caillou quel giorno avrebbe vissuto un'incredibile avventura nel bosco con il papà e il nonno e avrebbe addirittura passato la notte in una casetta fatta di tronchi d'albero. Ah, lo sai che io portavo qui tuo padre quando ero un ragazzo proprio come te. Il posto in cui dormiremo è costruito completamente con tronchi d'albero. Ma dov'è? Dovremmo camminare un pochino prima di arrivarci. Da questa parte. Tenete occhi ed orecchie ben aperti. La natura è ricchissima di stupende sorprese. Non ci volle molto perché il nostro piccolo amico si trovasse di fronte alle prime sorprese. Papà, guarda! Ma è scomparsa! È così che la lumachina si protegge. Forse l'hai spaventata. È ancora tutto esattamente come mi ricordavo. Guarda, una barca! Non è proprio una barca. In realtà si tratta di una canoa. E servirà a farci attraversare il lago e a portarci a destinazione. Caillou si sentì di colpo molto lontano da casa. Avrebbe tanto voluto che anche la mamma fosse lì con lui. Io non voglio andare. È normale avere un po' di paura quando si vive un'avventura come questa all'inizio. Ma vedrai che ci divertiremo tantissimo. E poi ci siamo noi con te. E comunque avrai il tuo giubbotto salvagente proprio come noi. Contento? Nonostante le rassicurazioni, gli mancava tanto la sua mamma. Ma quello è il mio Rexy. Ehi, tieni, Caillou! Grazie! Sai una cosa? Ho appena avuto un'idea. Ecco, adesso scatteremo delle foto. E così potrai mostrare alla mamma e a Rosie la tua avventura. Vuoi provarci? Adesso dimmi quando vedi qualcosa che vorresti fotografare. Facciamo una foto al nonno! Scattare fotografie era molto divertente e questo gli fece dimenticare quasi tutte le sue paure. Allora, vogliamo andare? È di vedetta il mio osservatore? Dimmi se vuoi fotografare qualcosa, d'accordo? A Caillou piaceva stare di vedetta, al punto che si fece aiutare anche da Rexy. Che bella! Quel laghetto sembrava veramente un angolo di paradiso. Guarda, è una libellula! Wow, una libellula! Che forza! Guarda, Rexy! È volata laggiù, nonno! Possiamo seguirla, per favore! Agli ordini, capitano! Allora, andiamo subito all'inseguimento. Puoi anche toccarlo, se vuoi. Il fiore del giunco di palude è molto morbido. È vero! Guardate! Non aveva mai visto un uccello così grande tanto da vicino. Oh! Siamo fortunati! È un airone cinerino! Ma l'hai visto, papà? Ciao, ciao, airone! Grazie, nonno. Adesso andiamo, ormai siamo quasi arrivati. Oh, santo cielo, guarda da quella parte. Dove? Oh, Rexy! Non preoccuparti, adesso ci penso io. Che spavento.
Il nostro amico fu davvero felice quando il nonno gli restituì il suo piccolo compagno di giochi. Ah, credo proprio di sapere chi ha fatto questa bella punta. L'autore è sicuramente uno dei castori che vive qui intorno. Sì, ma dov'è andato adesso? Guardate laggiù! Avviciniamoci. Se saremo fortunati, riusciremo a vederne qualcuno. Andiamo! Ma dove sono, nonno? Probabilmente sotto quel cumulo di legname. E da dove sono passati? L'ingresso è sott'acqua. Devi sapere che i castori sono anche degli abilissimi nuotatori. Papà! Nonno! Ma quello è un vero castoro! Proprio così! Che carino! Adesso però lasciamolo lavorare in pace. No! Il calore del fuoco era piacevole a quell'ora e Caillou era sicuro che avrebbe fatto piacere anche al suo dinosauro. Che cos'è questo suono? Sono grilli. Oh. Quello dei grilli era un suono davvero molto dolce e presto al bambino cominciarono a chiudersi gli occhi per il sonno. Forse è ora di andare a letto, che ne dici? Nonno, io ancora non ho sonno. Bene, perché il meglio deve ancora venire. Arrostire le cose sul fuoco era la cosa che preferivo quando venivo qui da piccolo. Voglio farlo anche io. Per il piccolo anche quella fu un'esperienza da ricordare. Adesso facciamone una per il nonnino, d'accordo? E una anche per Rexy. E poi anche alla mamma piacciono tanto. E a Rosy. E poi... Era stata davvero una giornata entusiasmante, al punto che Caillou si addormentò prima ancora di arrivare a letto. E quella notte il nostro amico non fece che sognare aironi, castori, libellule e bocconcini deliziosi cotti sul fuoco. E poi papà mi ha portato a letto perché mi era addormentato. Che bella foto! È un airone, vero? Guarda, mamma! Qui ti ho mandato un bacio! Caillou e la ruspa. Quanto è grande quel camion! È entrato là dentro! Che c'è dietro quel cancello? Se proprio ci tieni tanto a saperlo, guarda, c'è un buco nel recinto. È troppo alto! Dai, aiutami tu! Per favore. Per favore, mamma. Oh, guarda! Ma quella è una ruspa! Ecco una visione davvero affascinante per il nostro amico. Certo, doveva essere una ruspa molto potente per spostare tutta quella terra. Sai, mamma, quando sarò diventato grande, anche io voglio imparare a guidare una ruspa come quella. E io ti guarderò attraverso un buco nel recinto. È ora di tornare a casa, tesoro. Papà ci starà già aspettando. Ma Caillou non era di quell'idea. No, mamma, io voglio guardare un altro minuto. E va bene, Caillou. Allaccia le cinture di sicurezza, perché stiamo per decollare. Io sono una ruspa volante! E stai forse spostando le nuvole? Brum, 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 brum. Ehi, aspettami, signor ruspista! Ciao, Caillou! Io non sono Caillou! Adesso sono una ruspa volante! Caillou cominciò subito a studiare come trasformarsi in una vera ruspa. Evviva! Brum, 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 brum. Guarda, Rosy, abbiamo una ruspa in casa. Una ruspa! Caillou era così impegnato ad imitare una vera ruspa da non badare praticamente a nient'altro e a qualcuno questo non faceva piacere. Guarda, Caillou!
Il nostro amico pensava che anche la piccola Rosy volesse giocare alla ruspa, mentre la piccola in realtà voleva solo fargli vedere la bellissima torre che aveva costruito. Mannà, Caillou! Oh. Guarda, Rosy, le ruspe possono aiutare anche a costruire le case. Brum, brum, brum. Rosy ricostruì la sua torre e a quel punto Caillou si mise alla ricerca di un altro lavoro da fare con la sua ruspa. Brum, brum. Grazie. Senti, io sto andando fuori a spazzare le foglie e mi farebbe comodo l'aiuto di una ruspa. Vuoi venire? Sì, ma certo! Un vero lavoro da ruspa. Caillou era al settimo cielo e si mise subito al lavoro. Bel lavoro, Caillou! Grazie! Complimenti, avete già quasi finito. Il piccolo era tanto felice. Aveva trovato il lavoro perfetto per una ruspa e aveva ancora tante foglie secche da raccogliere. Evviva, evviva! Basta, Caillou! Caillou, il pompiere. Gilbert, dai, aspettami! Ma che cos'era questo strano suono? Caillou partì subito in esplorazione. Papà, ma che cos'è questo strano odore che c'è qui dentro? Ho bruciato un toast e ho fatto scattare l'allarme antincendio. L'idea che potesse scoppiare un incendio metteva paura e Caillou era molto preoccupato. Un incendio? Non c'è da preoccuparsi, era solo un pochino di fumo, ma ormai è tutto finito. Lo sai, forse adesso è il caso di fare una piccola prova antincendio. Così anche mamma e Rosy sapranno cosa fare se scattasse di nuovo l'allarme. La proposta era eccitante e Caillou non vedeva l'ora di metterla in pratica. Vado subito a dirlo a mamma e a Rosy. Andiamo, Gilbert! Caillou sapeva che i pompieri erano sempre pronti ad intervenire in caso di incendio. Sta attento perché io sono un pompiere! Torna qui! Allora, state attenti. Questa è un'esercitazione antincendio. Per prima cosa ascolteremo di nuovo l'allarme in modo da riconoscere il suono. È un'ottima idea. Voglio farlo scattare io. Per favore. Papà spiegò a tutta la famiglia che nel caso fosse scattato l'allarme, la prima cosa da fare era uscire di casa il prima possibile. Senza perdere tempo. Avete capito? Vogliamo fare una prova? Presto, corriamo subito fuori! Svelto, Gilbert! Ecco fatto. Ora ricordate che in caso di incendio, una volta usciti di casa, non bisogna rientrare per nessuna ragione. Avete capito? Ma certo! D'accordo, adesso assicuriamoci di essere tutti fuori. E poi chiameremo i pompieri dal telefono dei vicini. Caillou fece finta di essere un pompiere chiamato sul luogo dell'incendio. Il nostro piccolo amico immaginò che i fiori stessero andando a fuoco. Era il gioco più divertente che avesse mai fatto. Guardate, io sono un valoroso pompiere! E anche di quelli coraggiosi. Oh. Ehi, sta attento a dove spruzzi l'acqua, signor pompiere! E fu così che Caillou e la sua famiglia portarono a termine la loro prima esercitazione antincendio. Il guardiano del tempo. Lo sai, questo è il mio succo di frutta preferito, mamma.
fatto. Adesso siamo pronti per il picnic. Che aspettiamo allora? Non avere fretta, tesoro. Ho ancora delle cose da fare in casa prima di poter uscire. Il nostro piccolo amico aveva una gran voglia di andare a fare il picnic e non riusciva a capire perché la mamma volesse aspettare. Allora possiamo andare subito a fare il picnic? Adesso? Ma se non è ancora ora di pranzo. E quando è ora di pranzo? Diciamo più o meno quando avrò finito di fare il bucato. Mio! Certo! Vedi, tesoro, qui manca un bottone. Adesso ne mettiamo un altro e così indosserai questa giacca al picnic. Hai detto picnic! È già ora di pranzo, mamma! No, Caillou, non ancora. Uffa! Papà! Caillou, mi hai spaventato! Allora hai finito, possiamo andare adesso, possiamo! Vedi, tesoro, a volte il tempo dà l'impressione di scorrere davvero molto lentamente. Senti, perché adesso non giochi a fare il guardiano del tempo? Così sarai tu a dirci quando sarà l'ora di uscire. Dici sul serio? Aspetta un secondo. Quando la lancetta grande e quella piccola saranno tutte e due sul 12, allora sarà l'ora di pranzo. Adesso regolerò la suoneria in modo che squilli quando sarà il momento. Ascolta. Grazie, papà. Caillou quella mattina non si separò un solo secondo dalla sua sveglia. In effetti, era molto fiero del compito che gli aveva assegnato il papà. Non è ancora l'ora di uscire. Me la dai? No, Rosy! Il papà aveva affidato a lui la sveglia e Caillou non ci avrebbe mai fatto giocare la sorellina. Sveglia! Rosy, l'hai forse presa tu? No! Non poteva crederci. La sua preziosa sveglia era scomparsa. Mamma, mi aiuti, per favore? Non riesco più a trovare la mia sveglia! Tu sai dov'è finita la sveglia di tuo fratello? No! Eppure deve essere sicuramente qui intorno. Cerchiamola. Caillou ha perso la sua sveglia. Qui sotto non c'è! E se fosse finita nel frigorifero? No. Non essere così triste. Adesso andremo a fare un picnic e più tardi cercheremo la tua sveglia. No! Io non voglio andare a fare il picnic. Adesso voglio soltanto ritrovare la mia sveglia. Ma sta suonando! È ora di pranzo! Adesso finalmente possiamo andare! Guardate! Visita allo zoo. E questo animale, invece, è grande! È davvero molto grande! Grande! Sì, almeno quanto un dinosauro! Si chiama elefante! Oh. E oggi lo vedremo quando andremo allo zoo. Che bello! A me piacciono tanto gli elefanti! Che aspettiamo allora? Tornando passeremo a prendere papà in ufficio. Io sono pronto! Anche Rosy! Caillou era molto eccitato all'idea di andare allo zoo. Non vedeva l'ora di mostrare alla sorellina come erano fatti gli elefanti, i suoi animali preferiti. Allo zoo tutti gli animali sembravano parlare contemporaneamente. Ma che verso è questo? Io credo di saperlo. Ora vi darò un piccolo indizio. Ha le piume colorate. È un uccello? Già, un pappagallo. Caillou trovò bellissimo quel pappagallo, ma non vedeva l'ora di arrivare al recinto degli elefanti. Ah, ecco gli elefanti! Da che parte bisogna andare? Da questa parte. Bravissimo, allora andiamo. Scimmie! Ti piacciono? Le scimmie in effetti erano molto divertenti, ma il nostro amico era deciso ad arrivare subito dagli elefanti. Ciao, ciao! Guarda che strano! Che cos'è quell'animale? Quello è un ippopotamo. Caillou fu colpito dall'ippopotamo, che era un animale molto, molto grande. Mamma, hai visto?
visto quanto è grande? Comunque gli elefanti dovrebbero essere ancora più grandi di quello. Andiamo, dai, dai! Rosie, amore, ti piacerebbe arrivarci sulla schiena della mamma? Guarda, mamma! Caillou non riusciva a credere ai suoi occhi. Finalmente era arrivata al recinto degli elefanti e adesso era molto, molto felice. Ecco gli elefanti, finalmente! Li studiò attentamente e concluse che quelli erano di gran lunga gli animali più grandi che avesse mai visto. Quanto sono grandi! Allora, ti piacciono, Rosie? Guardate, quello è il papà elefante con il suo piccolino. Com'è forte, papà elefante! Il piccolo adesso sta mangiando! Attenti, il papà sta venendo verso di noi. Si sta facendo una doccia! Guardate, ci sta salutando! Eh sì, ci ha proprio fatto ciao! Ciao, elefante! Ciao! La fattoria delle pecore. Sei pronto, tesoro? La mamma sta cercando di riposare in salotto. Mamma, il raffreddore, nonna. Allora lasciamola tranquilla, d'accordo? Nel frattempo ti porterò a conoscere un'amica molto speciale. Caillou adorava uscire con la nonna perché c'era sempre da aspettarsi qualche sorpresa. Ciao, Caillou. Ciao, papà! Ciao, Rosie! E quelle che cosa sono? Delle pecore! Guarda, nonna, sono pecore vere! Era molto felice perché non aveva mai visto le pecore così da vicino prima di allora. Sta mangiando l'erba! Oh. Ti ha soltanto salutato a modo suo. Ecco, allora, ciao. Ben arrivati. Ciao, Emma. Avrebbe voluto restare ad osservare quella pecora, ma pensò che fosse meglio andare prima a salutare. Ah, sapessi come sono felice di rivederti. E dimmi, nonna, chi è questo bel giovanotto? Ti presento mio nipote Caillou. Sai, questa fattoria è di Emma. Caillou era un po' intimidito dall'amica della nonna, ma era affascinato da tutto quello che vedeva intorno a sé. Guarda! Entra pure, voglio farvi vedere tutte le cose che si possono fare con la lana che otteniamo dalle nostre pecore. Forza! Caillou non poteva credere ai suoi occhi. Davanti a sé aveva un intero arcobaleno di meravigliosi colori. Ma questa non può essere Mary, dico bene? Santo cielo, quanto sei diventata grande! Oh, oh! Lo prendo io! L'ho preso! Grazie! Il bambino non aveva mai visto la ruota di un arcolaio e non riusciva ad immaginare a che cosa potesse servire. Vedi, Caillou, questa ruota si usava per filare la lana delle pecore. Sì, questo attrezzo è molto antico. Pensa che lo utilizzava anche la mia nonna da giovane. Adesso lo conserviamo solo per decorazione, ma funziona ancora. Vuoi toccarla, Caillou? È la lana delle pecore. Sembrava morbida quasi quanto la neve appena caduta. Ecco, Caillou, guarda, adesso ti farò vedere come funziona. Tesoro, mi daresti una mano? Ma certo! Hai visto, nonna? Hai visto? Fu molto sorpreso nel vedere la lana delle pecore diventare un filo così lungo, al punto che gli sembrò una vera magia. Che bello! Ma non è stupendo? Vuoi venire a vedere le pecore con me? E quella era sicuramente la cosa che stava più a cuore a Caillou. Vai pure, tesoro. Evviva! Ne
Nel frattempo ci gusteremo un buon tè. Il nostro piccolo amico trovò molto buffa quella pecora, perché era più magra di tutte le altre. Ma dov'era finita tutta la sua lana? Ma perché è così magra? Perché papà l'ha già tosata. Vieni a vedere. Mari, aspettami! Caillou non riusciva a credere ai suoi occhi. Quel signore stava rasando la lana delle pecore. Papà è sempre molto attento quando taglia la lana. Scommetto che non si accorgerà che siamo qui. Ma le pecore non hanno freddo? Oh no! E poi la lana ricrescerà subito. Adesso andiamo, voglio farti vedere un'altra cosa. Che cosa? È una bella sorpresa. Caillou era molto curioso di sapere qual era la sorpresa. Anche questa è lana? Sì, infatti. Oh? Oh no, è di nuovo uscita dal suo box. Oh. A quel punto era un po' spaventato. Coraggio, adesso rientra nel tuo box. Questa pecora in effetti era molto più piccola delle altre. Sembrava proprio in miniatura. E soprattutto non aveva alcuna intenzione di dar retta a Mary. Vieni a bere il latte. Che strano, beve il latte dal biberon proprio come fa la mia sorellina Rosie. Ma allora è una bambina. Ecco, le pecore piccole si chiamano agnelli. E agli agnelli piace molto il latte, proprio come i bambini. Quell'agnellino aveva una lana molto più morbida di quella delle altre pecore. E Caillou si divertì a fargli le coccole. Adesso cerchiamo di farla rientrare nel suo box. Vuoi tenere tu il biberon? D'accordo. Devi solo camminare all'indietro e l'agnellino ti seguirà. Ho già aperto il cancelletto. Svelto, Caillou. Esci pure adesso, vai. Mi dispiace, ma il latte è finito. Grazie, Caillou. Il nostro amico era fiero di aver aiutato Mary. È stata veramente una bellissima giornata. Grazie ancora di tutto. Dovremmo vederci un pochino più spesso. Oh, molto volentieri. Ma dov'è Mary? Mary? Ecco, questo è un regalino per te. Caillou. Grazie. Guarda, papà! Shhh! Mamma sta dormendo in salotto. Guarda, Mary mi ha regalato una pecora. Mia! Naturalmente, ce n'è una anche per te. Per me! Caillou pensò che la sua pecorella potesse essere una buona compagnia per la sua mamma e che l'avrebbe aiutata a dormire meglio. Gilbert! Caillou e i cuccioli. Allora, adesso andremo ad aiutare il signor Inkle. Sì, deve costruire una nuova cuccia. Cosa? Una nuova cuccia? Salve, signor Inkle! Buongiorno e grazie per essere venuti. E tu come stai, Caillou? Ma dov'è il cane? Caillou? Buongiorno, signor Inkle. In realtà i cani sono addirittura tre, due cuccioli e la loro mamma. Ecco, questo è uno dei piccoli. È davvero un cucciolo. Uno, due e tre. Vuoi giocarci un pochino insieme? Caillou era felice all'idea di giocare con quei bellissimi cuccioli, anche se in realtà aveva ancora un po' paura dei cani. Dai, adesso fai la brava, Mimì. Coraggio, saluta Caillou. Vedi, le sei simpatico. Ciao, piccola Mimì. Avete già fatto amicizia. Non sapevo che le volesse aprire un canile, signor Inkle. In realtà i cani sono di un amico che sta cambiando casa. La cuccia è una sorpresa per lui. Caillou era ancora un po' nervoso per via di Mimì, ma quei due cuccioli così pieni di energia erano stupendi. No, no. Sembrano felici di poter giocare con te. Oh,
adesso dov'è finito l'altro cucciolo, signor Inkle? Non può essere lontano, scommetto che si è nascosto. Allora vado subito a cercarlo. Divertiti. Dove sei, bello? Caillou si divertì talmente a giocare con l'altro cucciolo che si dimenticò quasi di cercare il primo. Ma poi per fortuna se ne ricordò. Ma insomma, dov'è finito l'altro cucciolo? No, quello non è un cucciolo, è una palla di gomma. Dove sei, cucciolo? Mi dispiace, ma non riesco proprio a trovare l'altro cucciolo, signor Inkle. Non preoccuparti, la mamma lo starà tenendo d'occhio. Sicuramente sta giocando qui intorno. È vero, l'ho sentito. Dove sei? Andiamo, bello, esci subito fuori adesso. Oh, finalmente eccolo qua. Sembrava proprio che il cucciolo stesse giocando a nascondino. E Caillou naturalmente non si fece pregare. Ma si può sapere dov'è finito il cucciolo? Io l'ho visto correre da questa parte. Io non l'ho visto. Adesso lasciaci sistemare il tetto e poi lo cercheremo insieme. Eccoti qui! Davvero un ottimo lavoro! Mi sembra di sì, speriamo solo che piaccia anche ai cani. Vieni qua, Mimì, andiamo, belli! A te piace? È davvero una cuccia bellissima! A me piace tantissimo! E sembra che anche loro siano contenti. Guardi, signor Inkle, si stanno mettendo a dormire! Avete proprio fatto amicizia, lo sai? Caillou parla alle occhette. La prendo io! Attento, Caillou! Al volo! Era troppo forte! Aspetta, adesso ci penso io. Non preoccuparti, la riprenderemo. Guarda! Sembra che anche loro stiano facendo un picnic. A Caillou piaceva molto guardare gli anatroccoli nel laghetto. Sembra quasi che stiano ridendo. Ma che stanno facendo? Stanno cercando di mangiare qualcosa sul fondo del laghetto. Il bambino non riusciva a capire come riuscissero a trovare da mangiare sott'acqua. Perché si nascondono? Guarda, stanno tornando da questa parte. Ma ne manca una, però! Ah, no! Eccola! Caillou era riuscita a giocare a nascondino anche con le anatre. Papà, guarda! Forse le abbiamo spaventate. A Caillou dispiacque di averle spaventate. Avrebbe tanto voluto continuare a guardarle. Ho avuto un'idea, andiamo. Ora ti insegnerò a parlare come fanno le anatre. Pronto? Qua, qua. Per Caillou, quella delle anatre era una lingua veramente strana. Comunque alla fine decise di provarci. Qua. Guarda, papà, stanno ritornando! Ecco, quello è il papà. Si vede dalle piume colorate. Guarda, guarda! Era felice per il fatto di trovarsi così vicino ad un'anatra tanto carina. Ciao, belli anatroccoli! Ma perché adesso se ne vanno, papà? Mamma anatra si sta solo assicurando che i suoi anatroccoli non corrano pericoli. Caillou! Hai sentito? Questa è la tua mamma che chiama. Bella! L'hai ritrovata! Era stato così impegnata a seguire le anatre del laghetto che si era completamente dimenticato della palla. Se fossi un'anatra ora potrei tranquillamente nuotare fin lì. La prendo io! Caillou! Coraggio, andiamo a casa a fare un bel bagno.
nessuna voglia di farmi il bagno. Guarda, c'è qualcuno che ti aspetta nella vasca. Qua, qua, qua. Un nuovo amico per Clementina. Tesoro? Era Clementina al telefono. Sembra che abbia preso un nuovo animaletto domestico e ci ha invitato a conoscerlo. Vuoi venire? Caillou non vedeva l'ora di giocare insieme al nuovo animaletto di Clementina. Non mi hai ancora chiesto di che animaletto si tratta. Che ne dici? Vuoi provare a indovinare? Caillou aveva un gattino a cui era molto affezionato, ma non era sicuro che la sua amica avesse gli stessi gusti. È un cane? È vero, un cane può essere un bellissimo animale domestico, ma non hai indovinato. Riprovaci. Guarda! Che carino! Forse Clementina ha preso uno scoiattolo. No, gli scoiattoli sono animali selvatici e vivono nel bosco. Vediamo un po'. Adesso ti do un piccolo indizio. Io so che è un animaletto arancione. Ma che animale può essere arancione? Si chiese Caillou. Sarà forse un dinosauro? No, quello non è un animaletto domestico. Adesso scoprirai di che si tratta. Ciao! Benvenuti, entrate pure. Vieni a vedere, fa anche le bolle. Ma che animale può fare le bolle? Si chiese Caillou. Un pesce! Ma che cosa mangia? Le polpette e i biscotti. Ecco qua, tesoro. Ma dagliene solo un pochino, d'accordo? Lei preferisce mangime per pesci. Ecco, prendine un pizzico e buttalo nell'acqua. Che forza! Il mio pesciolino tra poco comincerà a sudare se non si toglie il maglione. Ho capito. Grazie, tesoro. Allora, vogliamo giocare? Ciao, pesce! Si chiama Goldie perché è un pesciolino tutto d'oro. Il pesciolino d'oro sembrò quasi fermarsi per salutare i due bambini e Caillou ne rimase impressionato. Dai, Goldie! Volete fare merenda, ragazzi? Aiutarci. Sì, arriviamo subito! Io provo a mangiare come fa Goldie. Facciamo un disegno di Goldie. Ecco, è per te. Grazie, è davvero bellissimo. Tesoro, tra poco dobbiamo andare via, d'accordo? Ma Caillou non voleva andare via così in fretta, anche perché aveva una sorpresa in mente. Il nostro piccolo amico era felice perché Goldie sembrava apprezzare il suo disegno. Ma ormai era davvero ora di tornare a casa. Tieni, questo è un disegno di Goldie. Ciao, Clementina. Ciao, gattino. Clementina, adesso ho un bel pesciolino che si chiama Goldie e a cui è piaciuto molto il mio disegno. Credo che Goldie non sia l'unico a cui è piaciuto. Ehi, Gilbert! Ma questo disegno è per la mamma!